Le più importanti innovazioni dal punto di vista terapeutico nel settore delle neoplasie mieloproliferative croniche sono certamente la conseguenza del miglioramento delle conoscenze sulla struttura molecolare di queste patologie e sono sostanzialmente rappresentate negli ultimi anni dalla introduzione e dall'approvazione di un farmaco inibitore di JAK2 ruxolitinib che è stato approvato per pazienti con mielofibrosi e per pazienti in seconda linea con policitemia vera che abbiano mostrato una resistenza o una refrattarietà al trattamento con la terapia convenzionale con idrossiuria. Da questi farmaci gli studi hanno dimostrato la possibilità di ottenere un vantaggio in termini di miglioramento della sintomatologia dei pazienti, miglioramento della qualità di vita, miglioramento del controllo della patologia e vi sono dati preliminari anche per quanto riguarda il miglioramento della sopravvivenza dei pazienti con mielofibrosi. Quello che al tempo stesso però adesso sappiamo con sostanziale convinzione è che questi farmaci non sono in grado di indurre la scomparsa, quindi la guarigione della malattia, di conseguenza la porta è aperta per studi e innovazioni ulteriori. A seguire a ruxolitinib vi sono altri farmaci della stessa categoria, inibitori JAK2, che sono in fase avanzata di sperimentazione e che potrebbero essere utili in particolari categorie selezionate di pazienti e si stanno sviluppando anche ulteriori studi clinici nei quali i JAK inibitori vengono combinati con farmaci che sono farmaci bersaglio contro altre proteine, altre vie di segnalazione delle cellule mutate. Infine mi piace anche ricordare l'introduzione nella terapia della mastocitosi sistemica, una malattia aggressiva, rara e con pochissime possibilità terapeutiche precedentemente, della midostaurina, che anche questo è il risultato delle conoscenze sulle alterazioni molecolari delle cellule della mastocitosi, ovvero sia la presenza della mutazione di un gene che è appunto SICKIT, contro il quale la midostaurina è estremamente efficace.